Vi presento una nuova leva che è la pronipote di Remo Fusaro, un partigiano nostro della Campana, per cui parliamo della zona di Provolta, che suo prozio è sepolto nel sacrato qua di Giareno, nel cimitero di Giareno. È la Ronco Alessandra, frequenta il Pascal. E ci leggerà una lettera di un condannato a morte di Coazze, che l'hanno ucciso il 22 dicembre del 44 al Martinetto a Torino. Questo è un omaggio a tutti quelli che la lettera non l'hanno lasciata e che lui tutte le volte che si legge questo ci commuove. Alessandro. Carissimi genitori, parenti e amici, devo comunicarvi una brutta notizia. Io e Candido, tutti e due, siamo stati condannati a morte. Fatevi coraggio, noi siamo innocenti. Ci hanno condannato solo perché siamo partigiani. Io sono sempre vicino a voi. Dopo tante vitacce in montagna, dover morire così. Ma in paradiso sarò vicino a mio fratello, con la nonna, e pregherò per tutti voi. Vi sarò sempre vicino, vicino a te, caro papà, vicino a te, amore mio. Vado alla morte tranquillo, assistito dal cappellano delle carceri, che a momenti deve portarmi la comunione. Andate poi da lui, vi dirà dove mi avranno seppellito. Pregate per me, vi chiedo perdono se vi ho dato dispiacere. Dietro il quadro della Madonna, nella mia stanza, troverete un po' di denaro. Prendetelo e fatemi dire la messa per me. La mia roba, datela ai poveri del paese. Salutatemi il parroco e il teologo, e dite loro che preghino per me. Voi fatevi coraggio, non mettetevi in pena per me. Sono in cielo e pregherò per voi. Termino con mandarvi tanti baci e tanti auguri di buon Natale. Io lo passerò in cielo. Arrivederci in paradiso, dal carcere, il 22 dicembre 1944. Vostro figlio Armando, viva l'Italia, viva gli alpini.